due realtà che hanno dato e tanto danno per il ciclismo con un occhio di riguardo, in particolare ai giovani, sono il Velo Club Poridiese e la Cinque Tessiore, nomi che trasudano passione per le due ruote, i quali a partire da questo 2024 hanno deciso di unire le forze e dare così vita a una realtà sportiva pronta a fare tanto per i campioni del futuro. Campioni del futuro che sono i giovanissimi e gli esordienti del presente, i quali compongono il gruppo presentato in maniera ufficiale nella serata di giovedì 4 aprile nella bella cornice di Sala Santa Marta di Ivrea. Davanti al pubblico delle grandi occasioni, alla presenza di diversi sindaci del territorio, sia Poridiese che Alto Canavesano, tutti accomunati dal credere fortemente nel mondo delle due ruote, il Velo Club Poridiese e Cicli Tessiore hanno fatto sfilare i loro ragazzi e le ragazze, oltre che svelato in maniera ufficiale la nuova maglia che sarà indossata a partire dalle prime gare della stagione 2024. Il team nato appunto dalla piena collaborazione tra le compagini, dirette dalle presidenti Lucia Negro e Anna Maria Martinetti in Tessiore, vuole portare avanti un discorso fatto di passione, gloria, vittorie, ma anche importanti gare organizzate sul territorio, nel nome di una disciplina dura ma affascinante. Durante presente onorario Giuseppe De Paoli, ad un parterre che ha visto la presenza di tanti nomi del ciclismo locale, non, tra di loro anche quel Fabrizio Topatic, pluricampione tricolore, e a molti curiosi, ad avere il loro momento di gloria personale sono stati anche i portacolori del Velo Club Poridiese Cicli Tessiore. Seguiti con grande bravura e attenzione dal direttore sportivo Maurizio Cilenti, a vestire i colori della squadra poridiese saranno i G2 Giovanni Pedarzone, Matteo Bozzo e Matteo Cristoforo, il G3 Stefano Verga, il G4 Giulio Gianotto e Giacomo Martensini, il G5 Leonardo Quacchia e Alessandro Vitommea, il G6 Matilde Bonatto, Matilde Martensini, Rudy Aimobot, Stefan German e Francesco Perazzone, oltre che gli esordienti primo anno Sofia Alberto Tarena e Alessandro Gigliotti. Nel corso della serata, presentata al giornalista Federico Bona, che ha visto anche il ricordo del compianto Ettore Seghezzi, imprenditore che ha sostenuto fortemente il ciclismo giovane di Ivrea, il DS Cilenti ha sottolineato come il progetto portato avanti dal Velo Club Poridiese Cicli Tessiore ha principalmente lo scopo di far crescere i giovani attraverso lo sport, il quale è una palestra di vita dove si matura sia fisicamente che umanamente.